Siamo ancora qui al Bergamo Comic Con, in questo caso sono estremamente lusingata di poter rivedere sia Emmanuel che Romina. Che cosa fate qui subito al Comic Con? Siamo qui per un concerto, che bello, perché stiamo portando questo tour insieme io e Romina. Erano tanti anni che volevamo rifare un tour congiunto. È un lavoro, ma per noi è anche un gioco, nel senso che c'è un'alchimia, un affetto, un'amicizia e poi la nostra meravigliosa band che noi chiamiamo amorevolmente i Disumani, ma perché menano come dei fabbri quando suonano e quindi sono stupendi e il concerto con band è sempre un piacere. Anche perché oggi è una giornata molto importante, fondamentale da ricordare per tutti, raga, non ci sono proprio deghe. Devo dire che l'invito è stato accidentale, però ha un significato importante, un riferimento insomma all'inizio del Pride, tutto ciò che ha dato inizio poi al movimento. È bellissimo portare avanti questa causa, ma perché ancora c'è tantissimo lavoro da fare. E questo tour poi si chiama Insegnami la vita, che sia un brano che poi è il titolo del tour, no? Mi colpisce sempre come appunto questa propensione alla critica facile la si manifesti sempre da persone che non sanno poi nulla di noi, della nostra generazione, del nostro ambito lavorativo, dei nostri problemi, però ci sanno dire dove stiamo sbagliando, perché proprio il giudizio nasce solo dall'ignoranza, perché se hai un minimo di comprensione della complessità della vita di una persona non riesci più a dare un consiglio, un giudizio spiccio. Il brano con cui apriamo proprio lo show è dedicato a questo tipo di mentalità. Io trovo sempre questi interventi allucinanti, cioè è impossibile riuscire a fare bella figura quando ci sono loro due vicini, quindi vi chiederò una cosa che mi riporta un pochino più nella mia comfort zone, cioè se c'è un manga, un anime, qualcosa che state guardando ultimamente che vi è piaciuto o che secondo voi ha un messaggio importante per qualsiasi fascia d'età. Parto un attimo io. Allora, io da adolescente ero assolutamente patito di manga, anime. Con l'età adulta mi sono più spostato sulla serialità, insomma, televisiva. Però ho mantenuto degli anime che nel corso della mia vita hanno proprio segnato delle fasce. Il primo è stato I Cavalieri dello Zodiaco, poi Sailor Moon, poi Evangelion, poi Death Note. Questi sono stati i miei capisaldi e ora, citando un titolo di grandissimo successo, e non sono affatto di nicchia in questo, Attack on Titan, l'attacco dei giganti, sta per arrivare il finale. Io sono tra i virginelli che non sanno nulla, non hanno letto il manga, ma fra l'altro nessuno mi abbia spoilerato niente, ci vorrebbe pochissimo mandarmi un messaggio. Invece nessuno, cioè veramente una forma di rispetto che apprezzo tanto. Allora, io sono dislessica, quindi ho paura di adesso fare una figuraccia e di dire il titolo sbagliato, però mi sto appassionando tantissimo di House of Shadow. Ecco, già figura de merda subito. Ho capito, però no, ma io sbaglio i titoli delle mie canzoni, cioè confermo. Cioè, io ho proprio un problema con i titoli, non sto scherzando. Ma è troppo good taste, chi se ne frega. Infatti, chiamatelo come vi pare, però quella cosa lì io ve lo consiglio a tutti, è una figata. Tra l'altro posso dire che il numero 3 è tipo il sacro graal, cioè io sono andata a tutti i negozi possibili e immaginati, dico, ma c'è il terzo? Cioè no, non si trovava mai. Allora vi chiedo l'ultimissima cosa, sarebbe un sogno che si realizza, quindi io la butto lì, ma fare un brano completamente dedicato alle Magiocco moderne? No, è un tema che potrebbe essere sviscerato, perché in realtà io e Romina siamo molto vicini alla causa delle maghette guerriere, perché ci hanno insegnato sin dalla più tenera età che comunque non puoi combattere il male senza prima esserti messa allo smalto e un tacco di 12 centimetri. È vero. Prima le basi, regà. E poi quello. Ecco, se no proprio ci alziamo e ce ne andiamo. Momento pubblicità non troppo culta, uscirà un mio libro su questo. No, vabbè. Quindi piangerò un sacco, ve ne invierò una copia e mi direte se ho ragione sul fatto che senza un tacco 14 non si può sconfiggere il male. Benissimo. Ragazzi, state per salire sul palco, io vi ringrazio di cuore, è sempre un piacere, vi vorrei avere sul comodino, tutti dovrebbero avervi sul comodino. In bocca al lupo e siete dei grazie, fighi incredibili! Grazie amore. Grazie.